tu che giuri e giuro anch'io, anche tu, amore mio, così bello e così grande, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. È con questa inesauribile energia che Elena Bonelli ha trascinato le platee di tutto il mondo nel cuore della romanità, con lo spettacolo musicale Roma in the World. Il 26 maggio 2009 al Teatro Eliseo della Capitale è prevista l'ultima data di questo formidabile show, durato ben 6 anni, che ha portato la splendida artista in giro per il mondo, dalle Standing Ovation alla prestigiosissima Carnegie Hall di New York, al Lincoln Theatre di Miami e al meraviglioso teatro romano di Side in Turchia. Regista del suo stesso spettacolo, è un viaggio nelle memorie e sentimenti di Roma, dal commovente erfattaccio di Vicolo del Moro, per la prima volta al femminile, a Vecchia Roma e Sinnome Moro e tanti altri, tante emozioni che si accavallano le une sulle altre. Elena Bonelli, 6 anni di tour che si concludono domani qua a Roma al Teatro Eliseo. Esatto. Tantissime emozioni che si accavallano le une sulle altre. È vero, perché è stata un'esperienza straordinaria portare nel mondo, anche con le grandi orchestre locali dei posti dove siamo andati, nei più grandi teatri, fino ad arrivare alla Carnegie Hall di New York, questo spettacolo Roma in the World, fatto persino nelle lingue dei paesi in cui siamo andati. È stata un'emozione straordinaria, perché devo dire che nel mondo intero l'emozione che ho provato poche settimane fa al Campidoglio, quando abbiamo fatto questo concerto per il Natale di Roma, dove c'erano 20.000 romani che stavano in standing ovation, tifo da stadio, è incredibile, ma ce l'ho avuto in tutto il mondo. E quindi questo dipende proprio dalla bellezza della canzone romana, dagli arrangiamenti che il maestro Pippo Caruso ha fatto, dalle belle orchestre che abbiamo impegnato in questa operazione. Che cos'è per lei la romanità? La romanità è quella che mi porto addosso, essendo nata a Roma, sono di Prati, Prati delle Vittorie, vivo dove sono nata ed è un modo di essere, perché è un modo di esprimere se stessi in un modo un po' elastico, un po' ciacione, generoso, comprensivo, sempre disponibile, caciarone, con degli alti e bassi. Cioè, Roma per me è questo, e la romanità, al di là della bellezza di queste canzoni e della sua letteratura, è proprio un modo di vivere che forse appartiene solo a questa città.